la collaborazione con l'ente De Carolis sta insomma aiutando voi a avvicinarvi alla, alla musica con la M maiuscola, vera fatta a livello orchestrale, e che è quello che noi auspichiamo, una delle strade importanti che aprono, che si apre per voi alunni del nostro liceo. Detto questo, però, c'è tutto un insieme di valori che afferisce alla cultura musicale, della quale la nostra città, mi pare di poter dire tranquillamente, che ha un ottimo trascorso. La cultura musicale a Sassari è sempre stata uno degli aspetti più importanti. Il liceo musicale oggi credo che abbia la capacità di sintesi di questa cultura, perché fare un percorso di studi superiori dedicato proprio alla musica credo che possa fare solo onore alla città di Sassari. Questo però ci impegna a tutti, me per primo, ma anche voi che lo frequentate, a mantenere alto il livello della preparazione. E l'ente De Carolis con questa collaborazione ci ha, secondo me, fatto un importante riconoscimento, perché vuol dire che se vi ritiene all'altezza di poter far parte dell'orchestra in questi spettacoli così importanti, beh, vuol dire che qualcosina di buono lo state facendo, e questo va a vostro merito. E oggi abbiamo i registri del Rigoletto qua, che poi immagino e spero che interverranno, però io volevo salutare Aldo Muzzo, che ovviamente è l'addetto stampa del De Carolis, siccome ce l'abbiamo anche noi adesso l'addetto stampa, che anche se poi è un docente, professor Farena, quindi riusciamo anche a parlare un po' meglio nel linguaggio della comunicazione, il che non guasta, e serve anche a questo come aiuto a voi per vedere un pochettino quali sono gli aspetti tecnici della comunicazione, che fa parte della grande famiglia di quelle che vorremmo fossero le vostre competenze in uscita da questa scuola. Voi che ovviamente fate un indirizzo di studi che vi introduce nel mondo delle arti e dello spettacolo, è bene anche che siate informati sugli aspetti della comunicazione, mi pare. Quindi adesso, siccome io non faccio il comunicatore di mestiere, passo direttamente la palla a chi lo fa, così almeno magari presenta meglio lo spettacolo e ci dice anche insomma quale sarà il motivo della giornata di presentazione. Grazie Aldo. Grazie. Non è altro che quello di presentare chi in realtà modererà e parteciperà a questo dibattito, questa piccola presentazione. C'è la musicologa Paola Cosso di Sassari, una delle eccellenze del nostro territorio, che modererà la nostra presentazione, e i registi Paolo Gavazzini e Piero Maranghi. E il maestro Matteo Beltrami, direttore dell'orchestra dell'Ente Concerti. Il mio compito indegnamente finisce qui e passo la parola a invece a Paolo. Buongiorno a tutti, io rimango in piedi oggi perché siamo più comodi, magari ci sediamo successivamente. Benvenuti anche a questa presentazione dell'opera. Come sapete le nostre produzioni ormai sono sempre anticipate da una presentazione e da una chiacchierata che facciamo con il maestro direttore d'orchestra e con il regista o i registi. Chi di voi è già venuto a queste presentazioni sa perfettamente che insomma come noi le svolgiamo, e quindi saprete che il mio compito è sempre quello un po' di presentare ciò che andremo a sentire poi all'anteprima giovani di mercoledì. Oggi siamo qui, immagino molti di voi lo sappiate, per presentare Rigoletto, una delle opere più famose di Giuseppe Verdi, sul libretto di Francesco Maria Piave, che è uno dei librettisti col quale Giuseppe Verdi ha diciamo collaborato di più. Appunto presentiamo Rigoletto, che è la prima delle tre opere della cosiddetta trilogia popolare. Io faccio sempre questa diciamo piccola
introduzione storica per presentarvi un po' la produzione che andiamo ad ascoltare. Poi sarà il maestro Beltrami sicuramente che ci dirà in più nel particolare a livello musicale che cosa andremo ad ascoltare. Quello che mi interessa particolarmente dirvi oggi è che Rigoletto è una delle opere che sono state più rappresentate a Sassari, okay, dalle dei concerti. Addirittura pare che la prima rappresentazione di Rigoletto sia stata diretta da Luigi Canepa stesso, addirittura nell'Ottocento. Giusto per inquadrare storicamente l'opera, l'ultima volta che ci siamo visti per un'opera di Rossini per l'Italiana in Algeri, non so se qualcuno di voi c'era già. Oggi Rigoletto, cerchiamo di contestualizzarlo minimo a livello storico. Quindi stiamo parlando ovviamente della metà dell'Ottocento, quindi andiamo un po' più avanti, siamo sempre in Italia, sempre opera italiana, e ancora una volta a Venezia, è stata rappresentata per la prima volta alla Fenice nel 1851, ok? Questo per aiutarvi anche a capire che cosa andremo ad ascoltare dalle voci dei registi e ovviamente del maestro Beltrami. Io inizierei però adesso con il regista, anzi forse con i registi, avete piacere di esserci tutti e due qui a fare una chiacchierata con noi. No, come volete, assolutamente. Vuole farmi? Buongiorno, sono Piero Maranghi e con Paolo Gavazzini. La regia di questo Rigoletto che andrà in scena appunto il 9, l'11 e il 7 in anteprima con voi. Sono molto contento di essere qui adesso perché chi fa l'opera non sempre ha l'occasione di poter raccontare il suo lavoro a una platea di giovani. Tutto quello che facciamo ha un senso se resta, se lo facciamo anche per voi. Se qualcuno di voi, non necessariamente tutti, inciampando nel Rigoletto, nell'Italiano in Algeri, in qualcos'altro, avrà il desiderio di continuare a frequentare questo universo. E ci sono almeno tre ottime ragioni per vedere, ascoltare e immergersi nel Rigoletto di Giuseppe Verdi. La prima è che è un capolavoro e quindi già questa potrebbe bastare. È un capolavoro che può cadere nell'universo dell'arte 2, 3, 4 volte in un secolo. Il Rigoletto è un capolavoro, quindi voi dovete essere contenti perché avrete l'occasione di assistere alla messa in scena di un capolavoro che noi speriamo di non rovinare con il nostro lavoro. La seconda ragione è l'opera lirica. L'opera lirica è il più grande spettacolo del mondo. Io magari vi sto dicendo delle cose che vi hanno già detto, ma le voglio dire lo stesso. Cioè, è uno spettacolo in cui insieme un'orchestra, dei cantanti, un direttore, le masse, il coro, gli attrezzisti, i registi, tutti lavorano per lo stesso risultato, tutto avviene insieme e tutto deve tendere alla perfezione. Non succede sempre, ma quando avviene il risultato è straordinario. La terza ragione è legata al nostro futuro e al vostro futuro. Voi studiate, parlate, vivete in italiano. Allora ricordatevi che l'opera lirica è l'unico e ultimo baluardo della nostra lingua nel mondo. E gli unici che non lo sanno siamo noi, come sempre. L'unica occasione nell'universo di ascoltare la lingua italiana, e avviene tutti i giorni in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, in Australia, in Russia, vengono rappresentate le opere liriche italiane. L'opera lirica più rappresentata al mondo è La Traviata, sempre di Giuseppe Verdi.
ed è l'ultimo e unico baluardo della nostra lingua, o certamente il più solido, il più importante. E la nostra lingua è importante. Voi siete sardi. Una signora di Nuoro che si chiamava Grazia Deledda nel 1926 ha vinto il Nobel per la letteratura con la nostra lingua. Gramsci ha scritto i suoi diari, è la lingua di Dante, è la lingua di Montale, di Claudio Magris, anche di Marcello Fois. Dovete veramente pensare un attimo a queste cose. Non voglio essere troppo grave o importante, però avete 2 ore e 20, 2 ore e mezza di tempo per stare seduti, seguire una storia meravigliosa dove c'è tutto, tutto, tutto quello che capita a voi nella vita. Siete figli, sarete padri, siete amanti, siete spasimanti, siete traditori, c'è tutto in quell'opera, tutto. Non manca niente. E ripeto, è un capolavoro. Queste cose devono stare nella vostra testa, poi vi dovete sedere e farvi, come dire, travolgere dal genio di Giuseppe Verdi. Questo per me è molto importante, è un messaggio che spero vi arrivi. Magari arriverà solo a qualcuno di voi, però sarà già un ottimo risultato. Quindi io non devo dirvi più niente perché i colti sono Matteo e Paolo, io sono un guastatore. Buon ascolto. Questo microfono è alla tua altezza, ma alla mia? Vabbè, sono abituato a stare in mezzo a persone alte, per cui sono... Buongiorno a tutti. Allora, colgo la palla al balzo che mi ha lanciato Piero, perché sì, anch'io ho avuto, Rigoletto, uno di quei capolavori, è dato uno dei titoli a cui io sono particolarmente affezionato, insieme ad altri due che ho avuto la fortuna sempre di dirigere qui a Sassari, per cui si vede che è una città che ospita i miei sogni. Allora, facciamo una piccola, un piccolo... discorso su Rigoletto. Rigoletto incomincia con un preludio. Il preludio normalmente è usato, preludio, sinfonie, avanti opera, insomma, erano usati dai compositori per mostrare gli highlights dell'opera, cioè venivano mixati dal compositore quelli che sono i temi più famosi dell'opera. Rigoletto questo non avviene, per cui già rottura dall'inizio. Non avviene perché Verdi sceglie un solo tema, che è il tema della maledizione, e il preludio dura 1 minuto, è un preludio veramente cortissimo. Sintesi, Rigoletto è un veramente un capolavoro di sintesi di quello che è un dramma di Victor Hugo de Wassermans, che è anche questo fantastico, messo subito al bando, ovviamente all'indice, perché è rivoluzionario, per cui vietato in tutta Europa, compreso in Italia, e Verdi come sempre ne fa un concentrato per l'opera. E la maledizione, questo doveva essere il titolo dell'opera, perché per Verdi era il tema centrale, tant'è che, ripeto, è il tema del preludio. E subito introduciamo uno dei concetti che bisogna sempre abbinare a quest'opera, la censura. Noi siamo abituati oggi che la censura è una parola di cui voi forse non avete bene idea di cosa succede. Cioè, nell'Ottocento un compositore voleva scrivere un'opera. Va bene. La prima cosa che doveva fare, dove la scrivo? Per quale teatro? Venezia. Bene, a Venezia c'era una persona che di solito... sia così notizia che non fossero proprio dei falchi normalmente, che era quello che rappresentava il governo in quel caso dell'impero austro-ungarico. Insomma, questa persona qui, uno doveva presentargli il progetto, e questa persona qui normalmente lo cassava sempre di brutto, ma poi lo cassava anche in base a delle ragioni che erano sue personali, per cui ok, Rigoletto, sappiamo che c'è un re nella,
il re si diverte, per cui il re non si può mettere in scena. E questo, vabbè, se facciamo un piccolo ragionamento, moto rivoluzionari, va bene, l'aristocrazia, meglio non toccarla, va bene, e fino a qua ci siamo. Poi il re non deve essere, allora, nel Rigoletto, il duca di Mantova, perché poi da re è stato sempre declassato, no? Perché è arrivato a essere un duca di uno staterello italiano invece che essere re di Francia, e è uno sporcaccione, diciamocelo chiaramente. Cioè, è uno che non si fa molti problemi. Se pensiamo che nel preludio, nell'introduzione, e lui davanti a Ceprano seduce la moglie. Mi sembra che uno che non si faccia grandi problemi. Poi la sua prima sortita è questa, quella per me pari sono, insomma, diciamo che si capisce che non è che sia una... Insomma, però anche questo, Verdi ebbe parecchi problemi. Mentre sulla maledizione dovette cedere, infatti l'opera non si chiama La maledizione, si chiama Rigoletto, invece sul carattere del duca lui tenne duro, cioè o è così o non si fa quest'opera. E vinse lui, perché in fin dei conti questo non poteva, il duca non poteva diventare un signore per bene, perché altrimenti l'opera non aveva nessun senso. Per cui abbiamo questo preludio e subito dopo inizia la festa. Questa festa che non c'è bisogno, come so che avete fatto un'intervista dove appunto l'opera rimane nel periodo e non viene stravolta, si può fare, viene fatto, viene presentato, visto delle ho assistito anche io alle rappresentazioni dove era esplicitamente, si vedeva chiaramente che queste feste erano delle feste delle orge. D'altro canto, quando arriva Monterone lo dice: sarò queste vostre orge, verrò a turbarvi. Insomma, sono delle feste abbastanza dove quelli che erano invitati si divertivano, ecco. Però Verdi non lo fa, lo lascia intendere. Lui è sempre così, lui è molto rivoluzionario nel concetto, cioè lui apre un'opera con un gobbo in scena, un signore dedito alle peggior cose, intraviata è una prostituta, però non calca la mano, comunque lo lascia intendere, ma lascia anche che la cosa turbi, perché dove dobbiamo pensare che questo è destinato a un pubblico, non noi che ormai con internet abbiamo visto e possiamo vedere tutto, sono un pubblico che sicuramente quando andò alla prima di Traviata e di Rigoletto un poco si scandalizzò, ecco, già solo con questo. Insomma, si apre con una scena, una festa la cui musica affidata alla banda si capisce subito essere abbastanza una festa un po' così, perché la musica non è di grande livello, è una musica un po' dozzinale, un po' come erano queste feste del duca, delle feste in cui succedeva un po' di tutto, balletti un po' sconci, il Perigordino, questo balletto di cui non si capisce da dove venga, comunque è un balletto tra virgolette musica country, un po' come se improvvisamente alla festa entra adesso un chitarrista rock e fa due e tutti si mettono a ballare, insomma, questo era l'ambiente, no? Si apre così l'opera Rigoletto e si apre appunto con Rigoletto che subito si capisce, lui è il buffone di corte, è quello che deve far ridere a tutti i costi, è quello che vorrebbe essere un uomo, ma per l'aspetto deforme che ha, perché è un gobbo, e per il lavoro che si trova a fare, nessuno lo considera alla fine veramente un uomo. Il re lo considera un giocattolo che deve farlo ridere, e Rigoletto sa che deve fare questo, perché nel momento in cui non farà più ridere, Rigoletto perde il lavoro. Questo funziona fino a quando non arriva Monterone, e all'interno della festa arriva Monterone, che è il padre di una delle tante, diciamocelo chiaramente, che il duca ha sedotto. Però lui è un nobile, di conseguenza deve venire alla corte del duca e denunciare quest'atto, perché non può lasciarlo impunito, lasciare che resti impunito. Tra l'altro si sa nella storia che Monterone ha già congiurato contro il duca ed è stato perdonato, tant'è che Rigoletto glielo dice proprio in faccia, dice: ma insomma lei è stato già perdonato una volta, adesso cosa viene qua, insomma sua figlia è stata sedotta, ma lei cosa viene a pretendere? Ecco, però in questo caso dovete ascoltare con attenzione, prima che lui dice
quasi piglia o delirio a tutte l'ore, tutte parole con la R, a tutte l'ore di vostra figlia a reclamare l'onore. Ma tra vostra figlia, di vostra figlia a reclamare l'onore, c'è una piccola pausa. In quel momento Rigoletto e Verdi ci fa capire che Rigoletto è anche il padre. Noi non lo sappiamo ancora, perché dopo che vedremo Ginta, ma questo bloccarsi, questo scherzo che arriva a un certo punto e lui si blocca, perché in un certo senso in Monteone lui vede se stesso e vede quello che è il suo incubo peggiore. Cioè, Rigoletto ha una figlia, la sta tenendo chiusa in casa praticamente, non la fa uscire, perché il suo terrore è che venga sedotta dal duca o da qualcuno, per cui lui non dice neanche come si chiama, la figlia non sa neanche come si chiama il padre, tant'è che poi quando si incontrano lei dice: ma mi puoi dire almeno come mi chiamate, no? Per cui cioè, siamo a dei livelli anche di, come storia, come durezza di storia, cioè un padre che tiene costantemente da anni la figlia chiusa in casa e la figlia non sa neanche come si chiama il padre, non sa neanche chi era madre, cosa è successo alla madre, non sa niente della propria famiglia. Però questo perché Rigoletto ha paura, è un genitore che intanto non vuol far sapere alla figlia qual è il suo vero lavoro, probabilmente si è costruito un'immagine con la figlia, questo è sicuro, perché poi lo vedremo alla fine dell'ultimo atto, come molti genitori purtroppo costruiscono con i propri figli, cioè da supereroe, cioè il genitore che deve evitare ai figli qualunque tipo di esperienza negativa, e lui è il supereroe, è quello che salvaguarda sulla figlia, che guarda su di lei. Ecco, il suo più grande incubo è esattamente quello che è successo invece a Monteone, cioè che la figlia invece venga in qualche modo rapita, o mettiamolo anche così, che la figlia diventi grande, perché finché è in quella casa la figlia rimane la sua Gilda e la sua bambina, lui la chiama spesso bambina, ora Gilda forse è proprio tanto bambina, non lo è più, nel senso, però per lui è sempre la mia bambina, questo purtroppo è un errore che molti genitori fanno anche oggi. Insomma, però Rigoletto, un po' come quando voi state facendo una grande puntini, e mentre la fate vi accorgete che la state facendo, ma ormai è fatta, per cui lui va oltre, insulta questo padre e questo padre lo maledice. Eccola qua la maledizione, maledice lui e il duca. Allora, la maledizione adesso non ha nessuna, cioè la maledizione, se vi dico ti maledico, ridete, ma nell'Ottocento la maledizione era molto sentita. Tra l'altro la maledizione, questa è una cosa che pochi sanno, è quando viene scagliata, se entro un tot di periodo non agisce, si ritorce contro chi la scagliata, e chi invece, questo ovviamente secondo la credenza popolare, intendiamoci, e chi invece era oggetto della maledizione, vive, se non viene in poco tempo da Dio punito, vuol dire che è nel giusto e dunque vivrà felice, tant'è che poi Monteone dopo, quando torna in scena e dice, siccome guarda il ritratto del duca e dice: ah, siccome non ti è successo niente, sei ancora qui che vivi felice, vuol dire che vivrai ancora tant'anni felice, perché appunto la maledizione significava rimettere a Dio, no, un giudizio. E che però Dio doveva agire in fretta, cioè Dio si sentiva chiamato in casa, causa per cui o chi era stato maledetto nel giro di qualche giorno gli succedeva qualcosa, un infarto, oppure veniva ucciso, eccetera, altrimenti voleva dire che Dio lo approvava quello che faceva, approvava la situazione, e di conseguenza questo sarebbe andato avanti a vivere ancora più felice e più a lungo di quanto invece era successo. Insomma, invece per Rigoletto le cose vanno molto peggio, perché il duca appunto non succede niente, ma invece a Rigoletto capita qualcosa di molto brutto. Rigoletto intanto esce fuori dalla festa e questo pensiero della maledizione continua a girargli intorno, e all'interno della festa, tra l'altro, Verdi è molto duro, ma deve rinunciare ad alcune cose. Per esempio, quando Rigoletto spiega ai cortigiani come si diverte il duca, si diverte vino,
danze, il vino, il gioco, e nella versione che si utilizza oggi, ma che è quella che non facciamo noi perché io l'ho fatto cambiare, c'è battaglie. Per cui in qualche modo viene un po' nobilitato questa figura del lupo, perché sembra che ogni tanto, oltre che ad andare in giro e a copulare con tutte le donne che incontra, sembra che il duca vada anche in battaglia. In verità non è così, perché la parola al posto di battaglia che era stata utilizzata da Verdi era baldracche, che non so, immagino voi sappiate cosa significa, e per cui era molto duro questo, cioè per cui il duca, questo duca qui è uno che cosa fa? Canta. Beh, cioè, si diletta tra campi, balli, vino, subriaca e poi va a donne di malaffare. E la censura, ripeto, e questo dovete lottare, la censura gli vietò questa parola. Baldracca tra l'altro è una parola anche molto, molto popolare, per cui neanche, ecco, diciamo che non, è, ecco, non significa la escort che chiami attraverso il telefono e viene a casa, è proprio la donna da strada, ecco. E questa era la figura che Verdi aveva bisogno per il duca, ed è un duca tra l'altro che poteva fare questo e quello che voleva nella sua corte, perché lui era padrone assoluto. Bene, allora Rigoletto esce fuori da questa festa tutto preoccupato per la maledizione, e chi incontra? Ma incontra una figura che è, non ha, secondo me è una delle figure più belle uscite fuori dall'opera. Sparafucile. Ah. Sparafucile è un sicario, ma è un intelligentissimo, perché vede, ha subito notato che c'è un gobbo che va in casa, entra, e sto gobbo qua c'ha una figlia. No, lui non sa che è la figlia, cioè entra in una casa dove l'aspetta una ragazza bellissima. Beh, insomma, capito subito l'affare, lo ferma e dice: guarda, che io, se hai un problema, te lo risolvo io. Cioè, un gobbo che si presuppone, lui pensa magari che questa sia la fidanzata, giovane e bella, sai, non ci vuole tanto a capire che magari prima o poi questo abbia bisogno di far fuori qualcuno, anche perché ha già visto lo sparafucile, che è furbo, che intorno alla casa di Rigoletto c'è un po' di movimento, no? C'è un giovane bello, che sappiamo poi dopo, sapremo che è il duca, che è lì, che gira intorno, e allora gli dice: guarda, sei problemi, io, e Rigoletto dice: ma come? Ma tu parli di queste cose così, così, al primo incontro mi dici, dice: no, non ti preoccupare, io sono... Ecco, in questo è fantastico, perché Sparafucile è un impiegato dell'omicidio, no? E dice: ma è normale, è il mio lavoro questo. E Rigoletto all'inizio dice: ma com'è il tuo lavoro? Ma scusa, ma tu lo dici così, vai più... Ma sì, ma non ti preoccupare, è tranquillo, a me non mi beccano mai, io sono fantastico, è tutto pulito, io non sporco, faccio tutto per bene. Poi ho anche una sorella che è molto bella, per cui quelli mi fa l'occhio un po' giovani così, la mia sorella va lì, vieni a casa mia, entra in casa, io sono dietro la porta, pompa, colpo, pulito, e mi sparisce. E questo è fantastico, perché tutto questo avviene su una melodia popolare che è molto leggera, per cui è un dialogo che potrebbe essere molto dark, molto con della musica greve, e invece è su una musichetta, proprio per indicare il fatto che per Sparafucile questo è la quotidianità. Cioè non è che uccidere per lui è come uno si alza, va lavoro, timbra il cartellino e lui infila il pugnale nel cuore di qualcuno e lo fa sparire. E in questo poi si capisce dalla musica che Verdi ne è attratto, perché dall'inizio prima subito mette un muro, no? Ma poi anche nel canto, il canto dei due si fa molto unito, si chiude alla fine, per cui si capisce subito che Rigoletto nel... E poi Sparafucile, quando gli dice: ha bisogno del mio strumento, cioè il pugnale, Rigoletto dice: no al momento. Sparafucile dice: peccato, ma chissà, no? Cioè sa benissimo che ormai Rigoletto è stato conquistato dal suo mondo e quando avrà bisogno andrà da lui. E Rigoletto saluta Sparafucile, e c'è questo bellissimo recitativo che è un noioso recitativo dove lui finalmente si capisce che Rigoletto tutto sommato questa vita la sta sopportando, ma non la ama, nel senso che lui non vorrebbe essere un buffone, non vorrebbe dover far ridere a tutti i costi, ma insomma questo è il suo lavoro. Pari siamo, io ho la lingua e gli ha il pugnale, cioè
possiamo, cioè la parola può uccidere, io posso fare male come sparafucile può fare male col suo pugnale. E all'interno di questo recitativo c'è un mi maggiore improvviso, dove il pensiero di Gilda arriva con questo mi maggiore e con questo flauto, che flauto e oboe sono i due strumenti di Gilda. Il flauto è lo strumento che ne esalta tutto l'aspetto solare. Gilda è l'unico personaggio di luce in questa opera buia, in questa opera scura, nera. Sono tutti personaggi, non c'è un buono, un cattivo. Rigoletto non è un buono, il Duca non è un cattivo di per sé. Sono tutti immersi in questo magma di come mi viene una parolaccia, insomma. Gilda è l'unico faro, questa luce che risplende dall'inizio dell'opera alla fine. E il flauto ne esalta questo suo aspetto più luminoso, solare, innamorato. E perché Gilda è innamorata del Duca? Perché noi verremo a sapere dopo che in verità il Duca, lui lo dice all'inizio, che sono 3 mesi che sta andando a messa, il Duca va a messa, ma chiaramente non va a messa così perché gli interessa andare a messa, ma va a messa perché normalmente la chiesa che pullula di giovani, tratto allora c'erano ancora, credo, il Matroneo e per cui le donne stavano tutte sopra, queste vergini sopra, e, insomma, il Duca andava solo perché era un bacino di donne che dove ancora non aveva attinto, ecco, non è che avesse delle... Tratto qua c'è una cosa molto divertente, che questa è un'altra cosa che la censura fece cambiare, no? Gilda nel secondo atto ha un'aria che tutte le feste al tempio, mentre pregava il Dio, beh, le fatta un giovane offrese al Guardomino, dove spiega al padre, il padre dice, ma allora dove l'hai conosciuto, cosa è successo? E lei dice, io andavo tutte le domeniche a pregare in chiesa e lì ho visto un giovane così bello che era chiaramente il Duca e mi sono innamorata. Ora, tutto questo ovviamente la censura non lo poteva tollerare, non poteva pensare che in chiesa succedessero queste cose, che uno andasse in chiesa per, no? Allora divenne tutte le feste al parco, fece cambiare queste cose, non mi ricordo per quale, tutte le feste al parco, mentre pregava in Dio, per cui doveva immaginare che questa Gilda invece che andare in chiesa doveva pregare al parco. Però era più conveniente, perché al parco poteva fare anche degli incontri sconvenienti, ma in chiesa non poteva, è molto divertente questo, però insomma diciamo che l'idea che una vada a pregare al parco sia perlomeno un po' bizzarra. Invece Gilda andava a pregare appunto al tempio e noi sappiamo che è lì dove ha incontrato per la prima volta il Duca. C'è un duetto tra Gilda e Rigoletto molto bello, melodie stupende, ma insomma quello che a noi interessa è che in questo duetto si sa che Gilda appunto neanche conosce il nome del padre, cioè è vera, per cui iniziamo a capire qual è la situazione di questa povera ragazza che vive in una città segregata, in una casa chiusa a chiave e con una governante che più che essere un'amica è una un cane da guardia, che poi è quella che invece si accorda con Duca e le fa entrare quando il padre esce per tornare al lavoro. La governante ha già fatto entrare il Duca, che è finalmente quello che dicevo all'inizio della mia bella incognita borghese, toccare il film dell'avventura io voglio, cioè in poche parole, dopo 3 mesi che io sto seguendo questa, oggi finalmente ho l'incontro dove toccare il film dell'avventura io voglio, possiamo capire chiaramente cosa significhi. Il Duca finalmente si trova in casa di Gilda da solo, lei non lo sa, lei è lì che sogna, sta dicendo che bello, come vorrei che mi dicesse t'amo, e dietro il Duca t'amo, le dice t'amo. Lei ovviamente all'inizio è impaurita, dice ma cosa ci fai qui, ma chi ti fa entrare ora? Però ovviamente basta pochi secondi che tra i due ci sia un bellissimo duetto d'amore, alla fine del quale il Duca a un certo punto vorrebbe concludere, ma purtroppo qualcuno sta arrivando ed è Rigoletto che torna indietro. Insomma il Duca deve uscire di corsa, Gilda rimane da sola e canta Caro Nome, la sua aria, dove Caro Nome fa chiaramente capire che finalmente qualcuno a questa povera ragazza ha detto come si chiama.
Sembra strano, ma in una vicenda in cui c'è una donna in cui non sa nome del padre, nome della madre, nessuno, un uomo che le ha detto che l'ama e le ha detto un nome falso, ovviamente, ma le ha dato un nome e lei improvvisamente è subito innamorata di quest'uomo. Rimane da sola Gilda, però purtroppo viene rapita dai cortigiani che per vendicarsi su Rigoletto, che sta un po' sull'anima a tutti, decidono di rapirgli quello che loro pensano essere la moglie. Sì. Anzi, Paolo, sei per quella che lui pensa essere, loro pensano essere la moglie, ma in verità è la figlia. E il primo atto si chiude appunto con un grido alla maledizione, perché poi in fin dei conti quella di Monteone, che era la maledizione, ha agito solo ed esclusivamente su Rigoletto. Siamo solo alla fine del primo atto, però, però è più lungo, però devo dire che Verdi lo descrive così. Allora, io volevo riallacciarmi a quanto aveva detto il mio collega Piero per quanto riguarda la regia di un'opera. Oggi, come ha detto anche il maestro Beltrami, Rigoletto è un capolavoro, come tanti capolavori sono disseminati nel nostro repertorio operistico. Verdi è forse il compositore che più ci rappresenta, tanto è vero che si è sempre pensato che a un certo punto Verdi dovesse comporre l'inno d'Italia, o che si dovesse prendere qualche cosa di Verdi per rappresentare l'Italia. Quando ci si trova a mettere in scena un capolavoro come Rigoletto, e viviamo nel 2018, chiaramente noi ci mettiamo nei panni di cosa diciamo di nuovo di Rigoletto, che cosa scopriamo di nuovo. In realtà non c'è nulla di non c'è nulla da scoprire di nuovo. Quello che c'è è cercare di leggere attentamente il libretto, ascoltare la musica e trovare nella musica le sfumature che magari nel libretto non ci sono, o viceversa. Rigoletto è un'opera assolutamente scura, è un'opera, come diceva il maestro, non ci sono personaggi positivi se non Gilda, che però fa venire anche un po' i nervi, se vogliamo, questa Gilda, perché è innamorata dell'idea dell'amore, si innamora dell'uomo sbagliato e le viene detto che si sta innamorando dell'uomo sbagliato e le viene mostrato quanto abietto sia quest'uomo, e nonostante questo lei decide addirittura di morire al posto di quest'uomo. Quando lei capisce nel terzo atto che Sparafucile e Maddalena stanno per uccidere il duca, lei si sostituisce al duca, trova uno stratagemma per cui gli dà il destro per uccidere lei, una persona che non è il duca, al posto del duca. È un'opera estremamente, per cui è un'opera estremamente scura, è un'opera dove i personaggi agiscono in maniera sinistra. È sinistro Rigoletto, è sinistro a suo modo il duca, è sinistro Sparafucile e Maddalena. La corte è la tipica corte dei signor sì, meschini, che non hanno mai il coraggio di dire quello che pensano, e questo li fa diventare anche cattivi, perché a forza di non dire mai quello che pensi, a forza di non vedere il brutto, a forza di dover dare, assecondare i vizi e gli stati d'animo di un personaggio come il duca, non si può che peggiorare nella propria anima, e di conseguenza la corte è forse l'emblema della dissolutezza, della meschinità, del livore, e non hanno mai un momento di compassione se non in una delle scene più strepitose che il melodramma ci regala, che è nel secondo atto, quando Rigoletto torna in scena dopo che gli hanno rapito la figlia e lui sa che sono stati loro. In 12 minuti di musica Verdi riesce a descrivere in un personaggio quattro stati d'animo diversi. Rigoletto entra con una maschera e canta Lara, 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 e fa finta. E dice, li guarda, li osserva, e loro lo prendono un po' in giro e dicono guardate come tutto osserva, guardate com'è inquieto, e loro pensano di avergli rapito l'amante. In realtà lui prima indossa questa maschera, poi dice avete dormito bene questa notte, e loro gli rispondono no, abbiamo sempre dormito. Ah, voi dormiste, avrò dunque sognato. Va avanti finché a un certo punto i nervi,
cedono e dice io vo mia figlia, e in quel momento i cortigiani capiscono che gli hanno rapito la figlia, non l'amante. E anche in questo momento un qualsiasi essere umano si è convinto di fare uno scherzo a una persona, l'amante, la moglie, la compagna non è sangue del tuo sangue, tutto sommato, per cui può anche essere perdonata qualsiasi meschinità e qualsiasi cattiveria, però la figlia è la figlia, e nonostante questo rimangono comunque impassibili. Al che c'è la grande scena di impeto e di ira, che quando Rigoletto non ce la fa più a trattenersi e mostra finalmente un lato umano del suo carattere, che è quello di inveire contro i cortigiani, e c'è la famosa scena del cortigiani di razza dannata, che forse è il pezzo del Rigoletto, il pezzo clou, quello che tutti ricordano, un pezzo tra l'altro che richiede al protagonista non solo una capacità vocale di grande impeto poi agli acuti, ma anche attoriale, perché è una scena di collutazione con qualcuno di loro, finché lui si svincola dal conte di Ceprano, da Marullo e da Borsa, e canta questa con veemenza cortigiani di razza dannata. Per cui c'è la seconda faccia di Rigoletto, che è quella dell'ira e dello scontro con la corte. Dopodiché, dopo questo momento di ira, come umano che sia, succede a tutti noi, abbiamo un momento di, come se forse abbiamo esagerato, forse, però diciamo che l'ira porta poi a mostrarci per quello che siamo. Per cui a quel punto Rigoletto diventa invece un personaggio che implora e dice miei signori, perdono, pietà. E di conseguenza diventa molto umano. E anche qua la corte non mostra nessuna compassione per quest'uomo, rimane comunque fredda. Alla fine Rigoletto si consegna, quasi si umilia, si umilia mostrandosi uomo, mostrandosi una persona con un'umanità e con una debolezza, perché loro hanno sempre visto il Rigoletto come un personaggio meschino, vicino al potere, che assecondava il potere. Per cui in questo secondo atto è la prima volta dove c'è un Rigoletto umano e comunque non hanno compassione. Noi nella nostra messa in scena abbiamo cercato di sottolineare questo stato d'animo di Rigoletto e abbiamo cercato di umanizzare un po' la corte sull'ultimo pietà che lui implora alla corte. Il coro noi l'abbiamo disposto tutto di spalle a Rigoletto, come se lo volessero proprio non ascoltare, non gli importa niente del futuro e del destino di Rigoletto, però hanno un momento di compassione sull'ultimo pietà, e il coro si volgerà guardandolo in maniera più o meno tenera. E per cui questo è un grande affresco che Verdi e Piave, il librettista, riescono in 12 minuti a mostrarci 3-4 lati del carattere di Rigoletto, e questo non avviene spessissimo nell'opera lirica, perché l'opera lirica è soggetta a dei tempi. Quando ci chiedono che differenza c'è tra fare una regia di un'opera e io mi immagino il lavoro di un regista di teatro, il regista d'opera ha dei paletti, che sono il ritmo è dato dalla musica, da quello non si scappa, bisogna rimanere in quel binario. E spesso e volentieri forse l'opera lirica può diventare un po' stucchevole, nel senso che per 20 minuti si descrive uno stato d'animo che non cambia, ci si focalizza su un lato di cui il momento il compositore vuole descrivere e si rimane sempre lì. In Rigoletto ci sono dei contrasti molto violenti. Io se dovessi definire con una frase Rigoletto, direi che è l'opera dei contrasti, che sono contrasti emotivi, contrasti visivi, la luce e il buio, la notte e il giorno, si passa dalla festa, che è, come diceva il maestro, molto gogliardica, molto vivace, al duetto di sparafucile e Rigoletto che è sinistro, che è avvolto nell'oscurità della notte, arrivando poi all'incontro con Gilda, che anche il compositore sottolinea con delle tonalità maggiori, per cui più solari.